Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati da Mr. Pokinjoy. Oggi si torna a giocare in VGC dopo la brutta figura dell'altra volta. Siamo sotto i 1500 punti, una tragedia, un casino. Oggi porto un team che dovrei riuscire ad utilizzare, più o meno. Cioè dovrei esserne in grado, anche perché non è molto diverso dal mio. È sempre un team giapponese che è arrivato terzo al mondiale, ma non nella categoria master, ma nella categoria senior. Questo ragazzo lo conosco, abbiamo giocato insieme. Il team è fatto da lui, è stato aiutato nel building dal mio amico Komorin, che abbiamo fatto lo speciale insieme sul canale. E gli accorgimenti tattici, logistici sono stati fatti da Otsubo. Ok? Quindi abbiamo un Kyogre, abbiamo un Raiogre, ok? Kyogre ha protezione, gelo raggio, Zampillo e non mi ricordo se scaldo o Dorigi Impulse, comunque uno dei due. Poi abbiamo un Incineroar Assault Vest con Fake Out. Fake Out, fuoco carica, retromarcia e il crocolpo, come cavolo si chiama lui. Poi abbiamo un Tapu Koko che ha tuono, Invertivolt, protezione Magibrillio Z di tipo elettro. Abbiamo un Ferrothorn Baccona, protezione, parassisseme, vigor colpo, gyro ball. Poi abbiamo un Nihilego mossa Z di tipo roccia, power jam, polifumo, sludgemon, protezione. E poi casualmente, non ci crederete mai, c'è un Rayquaza baccona, Tailwind, protezione, ascesa del drago e Draco Meteor. Ma che cosa mi ricorda questo Rayquaza? Il mio! sì, alla faccia di tutti quelli che dicevano che il mio Rayquaza faceva schifo. Va bene, andiamo avanti! Si lotta! Su via! Ok, Italia, Sicilia. Attenzione, pazzo scatenato a quest'ora sveglio. E qui adesso, qui si fa bella. C'è da vedere come comportarsi, perché qui c'è un Lopunni. Allora, non sarà semplice sta roba. Per niente. Lopunni, Coco, Xerneas, Necrozma. Sono spaventato. Allora, Rayquaza Coco. Io sto pensando di non portare Kyogre, ma di portare Incineroar con Nihilego dietro. Penso che farò così. Farò così. Ok, questo potrebbe essere un grande problema.
Io proteggo Rayquaza e faccio Invertivolt sullo Pony. Vediamo cosa fa lui. Qui abbiamo diverse possibilità, diverse cose possono succedere. Vediamo dove arriva il fake out. Magari arriva su... Oddio, in teoria il fake out dovrebbe arrivare su Rayquaza perché è Sash. Potrebbe essere Sash. Oh, qui c'è un Ultra Necrozma. Ok. Vediamo, vediamo. Le cose sono varie ed eventuali che possono accadere adesso. Ok, buono. Buono perché io adesso rientro con Incineroar. Vediamo cosa ha fatto lui, Geyser fotonico, perfetto. Io allora adesso mi mega evolvo. Metto il vento, faccio vento in coda. Sentite, io faccio retromarcia sullo pon. No, ma è rischioso. Se mi fa calcio in volo, devo fargli per forza bruciapelo allo pon. Per forza. E devo mettere per forza il vento. Necrozma protegge, ok. Buono, allora speriamo di averci preso. Ok. Allora, quello che devo fare io adesso è la seguente mossa. Si chiama Dragobolide su Necrozma, sperando di non missarlo. E poi ci proviamo a fare sta retromarcia sullo pony. Perché io buttarli dentro Coco a prendere danni così mi spaventa un po'. Cioè, piuttosto preferisco perdere Incineroar, vi dico la verità. Ok, Luponi se ne va, buono. Entra Coco, buono. Buono. Qualcosa lì dovrebbe andare giù. Ok. Io ora devo per forza entrare con Nichilego per spaventargli quel Coco. Quindi io entro con Nichilego. E lui giustamente entra con lo pony perché dice, io adesso devo fare il fake out. Allora, noi abbiamo due turni di vento. Io non li sprecherei, farei protezione e protezione. Sarei proprio tranquillo così. Così dopo fate il bruciapelo su Nichilego, ovviamente. Ira della natura. Allora qui adesso si fa Sludge Bomb da una parte. Io faccio Scelta del Drago sullo pony che non dovrebbe riuscire a proteggere. Fango bomba su Tapu Koko.
Ok. Ciao Tap the Coco. Ciao Loponny. Ciao a tutti. Buono. E ultima Vax Hernias. Ultima Vax Hernias. Il vento non soffia più. Esatto. Ok. Niente, secondo me adesso si ritira proprio, perché tanto ascesa del drago, sludge bomba più uno. Non so se li vuole prendere. Potrebbe essere proprio che vada a forfettare. Però mi sembra di no. Mi sembra che bravo, ci sta facendo giocare lo stesso. No, non è vero, infatti. Ok. Diciamo che il team un po' lo conosco, perché è molto simile al mio. In più, rientra un po' nelle mie corde. Non è proprio come il team dell'altra volta, che ha uno stile completamente diverso di gioco rispetto a questo. Questo rientra più nel mio stile di gioco. Infatti il team è praticamente uguale. Shizuoka, Giappone, abbiamo trovato. Finalmente, speriamo ci faccia prendere abbastanza punti per tornare a 1500 punti. Oh, qui c'è un Rayquaza con Groudon, Stack Attack, Tundurus, Incineroar e Tapu Lele. Bene, io vi dirò la verità. In codesto caso, io farei una lead un po' pazzerella. Allora, io non porto Tapu Koko, ma ho fatto lead con Nihilego e Rayquaza. Lead con Nihilego e Rayquaza, Incineroar e poi c'ho dietro Kyogre, ovviamente. Perché oh, Tundrustini. Bello. Bene. Allora, io vado di Gemma Forza su Tundrus, proteggo un attimo il mio Rayquaza. Fini se ne va, entrerà. Ah, entra Rayquaza, ok. Va bene. Ok.
contro forza. Ah, hai capito come ci ha provato? Hai capito come ci ha provato il mio amico? Hai capito come ci ha provato il mio amico? Te capì? Beh, te capì? Ora io, che mi arriva Groudon, mi va anche bene, sostanzialmente. Vi spiego perché. Io adesso metto il vento in coda. Butto dentro Incineroar, probabilmente a morire. Sì, io lo faccio, allora io faccio. Tolgo il sole, va bene. Metto il vento in coda. Butto dentro Incineroar, perché devo intimidire. E mi serve per forza mettere il vento. Così io poi dopo posso perdere Incineroar volendo. Non mi dispiace. Mi arriva una scesa del drago diretta sul mio Rayquaza. Dovremmo reggere perché siamo baccona. Spero sia spreadato bene. Vabbè, insomma, spero sia spreadato bene. Ottimo. Arrivano le spade. Ok. Io adesso faccio una pazzia. Io faccio Dragobolide sul suo Rayquaza e il bruciapelo sul suo Rayquaza. Perché vi ripeto, Groudon, io c'ho, sono sotto vento, c'ho un Kyogre che può farlo fuori. Quindi non me ne frega niente. Devo bloccare il suo Rayquaza. Sperando di non mi stare ai Drago Ball, sennò più che altro può rompere le scatole. Vediamo se mi prende, se me la prende. Non penso. Proteggerà Ground, dai. Si aspetta il fake out di là. Mica si aspetta il fake out più Drago Ball su Rayquaza. Per carità del signore, non lo fare. No, no, raga, mi ha fregato. Sono nella checca. Mio Dio. E va bene, dai. C'è Geo Forza. Malandrina, hai capito, malandra qua. Ti piace giocare così, eh? Va bene, io entro con Kyogre. Doppio su Fini. Per forza. Per forza doppio su Fini. Ascesa del drago più Zampillo. Comunque Zampillo e idrovampata a giro raggio. Proprio uguale al mio, uguale uguale. Solo che non penso abbia la stessa velocità. Vedo che ha molta vita rispetto al mio. Sarà un po' più lento. Groudon protegge. Allora, la scena del drago parte per prima, ovviamente. Io spero di tirarlo giù lo stesso. Buono che non gli ha fatto partire la baccona, perché allora io adesso penso che dovremmo tirarlo giù. Ottimo!
Allora, Dragopolide e Zampillo. Vediamo se ce la facciamo. Non mi dire che fai doppia. Ok, stavo dicendo, non mi dire che ti entra la doppia protesi perché mi incazzo una cifra. Buono, non era neanche Sash, perfetto. E qui arriva lo Zampillone. Ha proprio disco, ci è rimasto malissimo. Ha detto, no, ho perso contro 1400 che non sa giocare. Mio Dio, ero a 1556, mi ha rovinato la carriera. Spacco tutto, immortacci, due, boom! Ecco voi, si è incazzato, avete visto? Avete visto? Oh. È stato sotto i 1500 perché ho usato un team che non sapevo neanche da dove iniziare. Neanche una protezione, avevamo un cacchiutissimo, come si chiama? Avevamo un cacchiutissimo coso, dai, un Charizard mossa Z che... dai, ci sta, perderle tutte, ci stava. Non sapevo proprio come girarmi. Questo team praticamente uguale al mio, ok. Abbiamo vinto contro un italiano sotto i 1500, abbiamo vinto contro uno sopra i 1500. Spero di essere tornato sopra i 1500. Vi vado a cercare altri team di giapponesi che hanno partecipato al mondiale così da riportarveli. Io non ho portato questo adesso perché è un team uguale al mio, punto e basta. No, perché è arrivato terzo al mondiale senior. Ok, quindi io vi voglio riportare tutto quello che è Giappone, tutto quello che succede qua lo voglio riportare a voi che mi guardate. Poi, se fate tesoro di quello che vedete, bene, se non ve ne frega un cazzo, guardate pure gli altri canali, che di canali che giocano a BGC ce n'è milioni. È buono, insomma, io vado a puntare su questo. L'unica cosa, voglio dire, se vivo in Giappone, che cazzo, se non punto sul Giappone, che cazzo faccio dove i video a fare? Va bene ragazzi, quindi se il video, ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere il like, di cliccare sulla campanella per tutte le cose belle che si fanno per un canale che si rispetti. E come sempre, se il video vi è piaciuto, ditelo a tutti, se non vi è piaciuto, se non siete, basta, put enjoy, con un Rayquaza, baccona, Tailwind, che arriva al mondiale, proprio come avevo predetto, che tanto mi piaceva a febbraio, che l'avremmo visto al mondiale, c'è andato veramente, ciao ciao!